Sono con Fabio Corazza, produttore di Bondeno, che ha aderito a questo progetto e che ha conferito a questo impianto. Allora Fabio, perché hai deciso di aderire a questo progetto? Ho deciso di aderire a questo progetto perché è un'ottima opportunità per l'agricoltura, una cosa in più che non avevamo. Togliendo un po' la produzione delle bietole, almeno andiamo a integrare con questo. Ecco. Voglio dare un segnale in più all'agricoltura, che non è solo l'agricoltura per mangiare, ma l'agricoltura anche per produrre energia, che ne abbiamo, secondo me, tantissimo bisogno. Ecco. E poi c'è la certezza del contratto, mi dicevi? Sì, abbiamo un contratto prima di seminare, in modo che prima di seminare io so già quello che dovrò andare a percepire. Ho solo la cortezza di produrre, ecco, di sperare nella stagione che naturalmente mi dì una mano. Ecco. Tu in totale nella tua azienda quanti ettari hai? Abbiamo 110 ettari di terreno. Tutti coltivati a estensive? Tutto coltivato a estensivo. Che cos'hai? Grano, mais, bietolo in parte, soia e facciamo anche del mais e triticale per questa centrale. Quanti ettari hai destinato a questo mais e a questo triticale? Mais e triticale abbiamo destinato per il momento 18 ettari, 15-18 ettari. Ecco, com'è andata quest'anno con la produzione? Abbiamo prodotto intorno ai 700 quintali di mais, dai 450 ai 500 quintali di triticale e anche quelli danno una bella PLV, ecco, secondo me. Ecco, bisogna avere qualche accortezza particolare dal punto di vista agronomico per queste colture? Ma accortezza particolare direi assolutamente no, l'irrigazione è quella, oui. Più apportiamo acqua e più quintali si fanno, mentre il triticale è grano che si semina in questo periodo e viene tolto tra fine maggio e inizio giugno, ecco. E dopo questo triticale abbiamo un'altra opportunità che possiamo seminarci del sorgo, sempre per la biomassa, altrimenti si può fare anche della soia, che io ho messo soia sul mio triticale e ho fatto una bella produzione, abbiamo fatto oltre 40 quintali. Grazie alla stagione, naturalmente, che ci ha dato una mano con l'irrigazione, però quasi come un primo raccolto abbiamo fatto. Prima parlavamo di contratti e di prezzi. Quali sono i prezzi di quest'anno per il triticale e il mais? Il triticale abbiamo 19 euro a tonnellata, il mais 27 euro, il sorgo sono a 19 euro come il triticale. Sono prezzi che vi soddisfano? Sì, direi che si combaciano un po' facendo della granella. Ecco. Naturalmente l'agricoltore vorrebbe sempre che fosse migliore, ecco. Però secondo me in un momento così può essere un buon prezzo. Ecco. Quindi tu sei intenzionato a continuare, ci credi in questo progetto? Ci credo tantissimo, e perché dopo facendo anche questi prodotti abbiamo anche un ritorno di questo prodotto sulle nostre campagne, che con le esperienze che ho visto in altre zone che ci sono questi impianti, il digestato viene riportato sul terreno e dopo 2-3 anni l'apporto di azoto, fosforo e potassio ce ne vuole molto molto meno.